Seconda lezione di golf qua al Golf Club Valdichiana per una nuova puntata di Giardino Valdichiana. Prima di andare a scoprire quali saranno gli ospiti di oggi, che oggi vi preannuncio già ci saranno tante tante sorprese, siamo qua con il nostro bellissimo maestro Riccardo, che sta riscuotendo un enorme successo non solo per le lezioni di golf ma anche per la sua bellezza qua al Golf Club Valdichiana. Allora, durante la prima lezione abbiamo parlato di pitch, eravamo nel campo prova, abbiamo visto che cos'è il tee. Sì. Oggi ci troviamo invece sul putt. Allora, sì, oggi ci troviamo sul putting green. Ok. Cos'è il putting green? È dove è l'erba un pochettino più rasata. Ok. E dove è la buca, dove c'è la bandierina. Ok. Insomma, è il colpo finale, ok, di una buca. Oh, ok. Sì. Quindi, allora, sul putting green si usa il putter. Che questo... differenza c'è da il pitch? Allora, nella realtà questo è un bastone fatto apposta per questo colpo, okay? Quindi non ha un'angolazione come gli altri bastoni, come abbiamo visto settimana scorsa, però ha un'angolazione un po' più dritta, diciamo più o meno 3 gradi. Okay. Perché? Perché qui la palla non si deve alzare ma deve rotolare. Okay, quindi ora andiamo di là, vi insegno un po' anche l'impugnatura del putter, che è un po' più diversa in rispetto a quella che abbiamo fatto settimana scorsa. Allora, questo per te. Questo è per me. Le palline ce l'hai te? Certo, ragazzi, oggi vi sfodero delle palline bellissime, delle palline rosa, adatte per me. Allora, prima cosa, mettiamo la pallina per qui terra. Qui non ci vuole il tee, giusto? No, qui non ci vuole il tee. Allora, nel putting green, questa è una cosa importante, si può marcare la palla. Qui è l'unico punto dove possiamo prendere la palla in mano e pulire. Ah, e quindi, ce l'hai una moneta, qualcosa? No, non ce l'ho. Allora, facciamo una cosa, prendiamo questo... Facciamo prima la impugnatura. Prima allora, la mano sinistra, come mano abbiamo sinistra. Fatto settimana scorsa. Poi la mano destra la mettiamo così. Okay. Questa è l'impugnatura classica del certo, pad. Sì. Poi l'indice sopra. Okay. Bravissima. Perché l'indice sopra? Perché così non facciamo con le mani. Ah, e facciamo un po' più con le con spalle. Le spalle. Okay. Vedi che si forma un triangolo qui. Sì. Vai tranquilla. E dobbiamo tenere questo triangolo dietro e avanti. Bene, ora prima facciamo senza la palina, chiudi un pochettino di più le gambe, brava, appoggio così il bastone, brava, fai come un pendolo, uno, due, così, okay. Bravo. Senza fare con i polsi, fai un po' solo più con le spalle. Vai, uno, due. Ok. Allora, proviamo con la palina prima. Proviamo vai. Con la palina. Devo metterla in buca. In buca, allora la palla è leggermente spostata sul piede sinistro. Okay. Ok, appoggia sempre il bastone dietro. Sì. Così. Vedi che ci sono queste linee qui dietro. Sì. Questo ti dà la direzione. Ah, ok. Ok. Quindi se te per caso giri il bastone di qua, vedi che la le linee sono va di là e al contrario la stessa cosa. Ok. Ok, quindi cerchiamo di allineare bene sulla buca così. Ora proviamo. Valdichiana, proviamo. Proviamo. Vado, eh. Vai, piano piano. Un po' forte. La buca ha mirato quella laggiù. Va bene, ti dai un'altra pallina. Certo, vai. Ho un'altra pallina, quante ne vogliamo le palline? Vai di nuovo, prendi la posizione, l'impugnatura, brava. Sempre le linee che sono sulla buca. E prova a fare un movimento un po' più corto dietro. Okay. Non andare troppo lungo perché sennò io l'ho va fatto troppo lungo perché ho fatto il movimento. Bravissima, ampio, bravissima. E quindi devo fare un movimento. Bravissima, appoggia il bastone per terra. Fai corto dietro, brava! Oh, sta andando! Eccoci! Proviamo un'altra? Sì, vai! Metto quella, no, non no, prima proviamo un'altra e poi dopo finiamo la buca. Oh, è l'ultima pallina, ragazzi! Vai, prendi la posizione, okay. L'indice così, bravissima, avvicinati un pochettino, ok, e vai! Lunga. Va bene, ora finiamo quella lì. Sì, questa, vai. Questa, finiamo questa. Allora, una cosa importantissima. Cioè, ora ragazzi, la ora, devo fare buca. Perché... Parliamo anche un po' di regole. Okay. Quando siamo sul putting green, che sì, è in campo, non si può imbucare la palla con la bandiera dentro. Ah, quindi dobbiamo okay, sempre togliere la bandiera. Che vabbè, okay, dal 2019 cambierà la regola, però per ora la regola è questa. Ok. Okay? Allora, proviamo a imbucare. Domanda. Quando è che si fa punto? Allora, nella realtà
come funziona, ok? Sono 18 buche, okay? Noi abbiamo par 3, par 4 e par 5. Cosa sarebbe il par? Il numero ideale di colpi in quella buca, ok? Quindi per esempio la buca numero 1 qui a Valdichiana è un par 3, quindi la prima palina la mettiamo in green e poi due putt, ok? E così via. Un par 4 è una buca un po' più lunga, sì, questo in un mondo perfetto, certo. La seconda palla sul green, due putt, 4. Okay. E in un par 5 la terza palla in green e due putt. Okay. Quindi chi fa meno colpi vince. Ah, meno colpi vince. Io, ragazzi, mi sa che sto già squalificata. Proviamo a imbucare? Sì, imbuchiamo. Vai. Ora qui deve essere semplice, perché tu è lì la buca. Corto dietro. Corto dietro. Un po' di più. Vai. Proviamo. Ragazzi, questo colpone proprio, colpone. Ora faccio io una, vediamo se riesco a imbucare. Devo togliere la pallina? Sì. Ognuno prende la sua pallina. Ognuno la sua pallina. Allora, vediamo un po' l'impostazione. Così, come ti ho detto, con l'indice qui. Sollo con le spalle. Ho sbagliato anche io, però comunque vedi che l'impostazione è giusta. Poi la pallina è vicina alla buca. Okay. L'importante è non tirare una forte o una molto debole così per stare lontana per fare la seconda. Quindi è importantissimo cercare sempre di avvicinare la palla alla buca. Ho capito. Vuoi provare un'altra volta? Sì, la tua prova. Vai, la prova. La imbuco io. Allora, impugnatura. Così, brava. Andiamo! Allora, lezione numero 2, pat. Ricapitoliamo il pat, l'angolatura, poi... È un po' più piatta in rispetto ai altri bastoni, okay. Perché? Perché la palla deve rotolare. Come quasi a top spin, e non come di là che la palla ti parte con il back spin per conto dell'angolazione della mazza. Poi il green è dove c'è la buca della bandiera, in ogni buca c'è veramente il green perché c'è la buca, e cerchiamo sempre di fare meno colpi possibile. Meno colpi possibile. Allora, per oggi, seconda lezione, penso che possiamo fermarci qui. Sì. Avete visto che il golf è veramente per tutti, anche per chi non l'ha mai praticato, quindi... Con il maestro Riccardo potete venire qua a imparare al Golf Club Valdichiana tutte le regole e tutti i segreti per un perfetto golfista. Grazie Riccardo, grazie, ci vediamo settimana prossima. Ci vediamo settimana prossima. Ciao. Valdichiana, dal pat al nostro fantastico salotto. Lo so, nelle lezioni di golf divento sempre più brava. Da qui alla fine diventerò una golfista da premio mondiale. Ma adesso è il momento di parlare, di dare il benvenuto ai nostri ospiti e parlare di territorio, di personaggi del territorio e delle storie del nostro territorio. Questa sera ci sono venuti qua a trovare nel nostro salotto allestito al Golf Club Valdichiana il presidente della società Qualità Sviluppo Rurale Stefano Biagiotti e il segretario dell'associazione Aglione della Valdichiana, nonché produttore agricolo, Pietro Rampi, e con loro parleremo di Pisci e di Aglione, accoppiata perfetta direi, no? Allora, Stefano, notizia di questi giorni, proprio fresca, che la Valdichiana ha dato proprio 2 giorni fa, se non erro. L'Aglione della Valdichiana è stata riconosciuta una risorsa genetica di interesse alimentare. Stata riconosciuta dalla Regione Toscana. Che cosa significa e che cosa rappresenta questo riconoscimento per il nostro territorio? Sì, intanto buonasera a tutti gli spettatori. E grazie anche per l'invito che Valdichiana ci ha fatto per venire ad illustrare alcune conquiste e qualche altro progetto che abbiamo in mente di fare. Che cosa significa aver vinto, o meglio essere arrivati secondi su 13 progetti di ricerca
questa caratterizzazione genetica. Bene, l'Aglione della Val di Chiana, su un progetto fatto da Qualità e Sviluppo Rurale nell'aprile di questo anno, con una manifestazione di interesse che ha riguardato 32 soggetti, tra cui Qualità e Sviluppo Rurale, i ristoratori, l'Anci Toscana, le associazioni di categoria, l'Associazione per la Valorizzazione della Tutela per l'Aglione, ha manifestato l'interesse a che la Regione Toscana inizi un percorso di caratterizzazione genetica, quindi andare a cercare il vero gene, quindi appunto la vera sequenza del DNA dell'Aglione della Val di Chiana, e una caratterizzazione morfologica nell'inserimento di queste specie da tutelare e da conservare. È una conquista importante, lavoreremo insieme in maniera sinergica con tante forze del nostro territorio, tra cui gli agricoltori, Terre Toscane, che sarà la società della Regione Toscana che sarà deputata a fare appunto la ricerca, sia ricerca in campo, quindi piantando, seminando l'aglione e facendo tutte quelle prove dal punto di vista genetico e anche dal punto di vista nutrizionale. Quindi è un modo di scoprire ancora di più questa eccellenza del nostro territorio che, grazie ai produttori, grazie alle associazioni di categoria, ma grazie anche alle amministrazioni comunali, da 2 anni a questa parte stiamo portando avanti appunto questa promozione di questa eccellenza del nostro territorio. Ecco, insieme Qualità e Sviluppo Rurale, insieme all'Associazione dell'Aglione della Val di Chiana, appunto promuove questo prodotto che tu lo produci, mi raccontavi prima nel nostro backstage della trasmissione. L'Aglione, oltre che a parlarmi di questa associazione, quando nasce, chi ne fa parte, volevo dei cenni storici di questo prodotto così importante per la Val di Chiana. L'associazione, buonasera a tutti e vi ringrazio soprattutto dell'invito. L'associazione per la tutela e lo sviluppo dell'Aglione della Val di Chiana nasce l'anno scorso, a febbraio, su iniziativa del comune di Montepulciano, a cui si sono poi aggregati comuni della Val di Chiana Aretina insieme a alcuni comuni della Val di Chiana Senese. Quindi si è ricostituito una zona tipica di produzione di un prodotto antichissimo chiamato Aglione della Val di Chiana, Allium ampeloprasum, varietà olmense. Le prime notizie addirittura risalgono al tempo degli Etruschi, quindi un aglio incredibile, è un esaploide e quindi di conseguenza non ha una vera e propria derivazione dall'aglio normale, ma bensì potrebbe essere una variazione addirittura genetica del porro, dell'aglio porro. Ovviamente non può essere una manipolazione genetica fatta al tempo dalle persone, perché chiaramente al tempo degli Etruschi non c'erano queste cose. Noi cerchiamo di riportare avanti questo progetto dell'Aglione. Siamo a questo punto 32 produttori, oltre che il patrocinio dei comuni. Quest'anno siamo riusciti a seminare non molto prodotto, per dire la verità, perché il mercato ne stava chiedendo molto di più, però siamo riusciti comunque ad avere circa 8 ettari di produzione che nei prossimi giorni verrà totalmente portata via dai campi, poi verrà messa negli essiccatori e parte servirà per la riproduzione dell'anno successivo e parte verrà messa sul mercato. Ecco, sempre rimanendo sulla storia, questo prodotto è stato riscoperto negli ultimi anni. Perché si era perso l'utilizzo di questo prodotto così importante per la Val di Chiana? In una parola, kissing garling, aglio. Giusto, del bacio. Aglio del bacio. Era una necessità probabilmente, no, questa è una battuta. E in realtà noi abbiamo ricercato attraverso anche la Regione Toscana la prima parte, cioè praticamente prodotto agricolo territoriale. È un prodotto territoriale ormai da sempre, ma che ha una caratteristica particolare. Oltre a un sapore particolarmente tenue rispetto al forte dell'aglio, riesce a dare ai nostri piatti una fragranza diversa e soprattutto, se viene chiamato kissing garlic, in qualche motivo ci sarà, ovvero aglio del bacio, perché ha la caratteristica che dopo aver finito la pietanza non rimane il cattivo odore dell'aglio. Motivo? Perché il livello di allina è leggermente diverso dall'aglio e l'allina dell'aglione, anziché l'allina dell'aglio, si trasforma in allicina. L'allicina non è un solfuro e quindi di conseguenza non manda il cattivo odore, non lascia il cattivo odore in bocca. Questa caratteristica ha fatto sì che questo aglio antichissimo
venisse usato specie nelle cassate nobili, eccetera. Poi noi siamo diventati bravi, però bisogna ricordare una cosa, pici all'aglione col pomodoro. Attenzione però, che se l'aglione viene dal tempo degli Etruschi e il pomodoro viene nel 1492, è chiaro che c'è qualcosa che va rifasato. Però oggi chiaramente il sugo all'aglione, io preferisco chiamarlo così, il sugo all'aglione della Val di Chiana, ha queste caratteristiche particolari. Attenzione però, io vorrei essere sempre estremamente preciso, io parlo sempre di aglione della Val di Chiana, perché l'aglione esiste anche in altre regioni. E hanno le solite caratteristiche? È questa la differenza. L'aglione, io sono un produttore, ho un'azienda qui vicino, se io prendo l'aglio che ho prodotto quest'anno, lo vado a riprodurre in una regione qualsiasi, nelle Marche, il prodotto che ne tiro fuori non sarà uguale a quello che ho seminato, perché ha altre caratteristiche. La prima di tutti, il discorso di rimanere il sapore dell'aglio in bocca. Se quell'aglio prodotto nelle Marche lo faccio rimoltiplicare di nuovo sul mio territorio, ho di nuovo lo stesso prodotto. Questo perché? Perché è legato al territorio. Il DNA di una qualsiasi coltura è sempre lo stesso, certo. Ma il territorio poi fa la differenza organolettica, certo, di sapore, e poi è da qui la tradizione. Pietro ha introdotto i pici. Anche i pici sono stati riconosciuti, sono entrati da poco nell'inventario nazionale del patrimonio agroalimentare italiano. La Val di Chiana un po' ne ha già parlato. Però che cosa rappresenta questo riconoscimento per il nostro territorio? Perché non solo i pici, ma anche l'arte dell'appiciare è entrata in questo inventario. Sì, diciamo che l'inventario nazionale del patrimonio agroalimentare non è solo un elenco di particolari prodotti agroalimentari, ma dietro ad ogni prodotto tipico c'è dietro una storia, c'è dietro un contenuto antropologico, e questo è il grande riconoscimento, a mio avviso, dell'inserimento del picio o dei pici e l'arte dell'appiciare all'interno di un inventario nazionale del Ministero delle Politiche Agricole. Solo per dirvi semplicemente, sono due i prodotti attualmente nell'inventario, sono la pizza napoletana, che ha già ottenuto il riconoscimento da parte dell'UNESCO, e appunto i pici e l'arte dell'appiciare. Dietro al picio c'è la nostra storia, la storia della Val di Chiana, di un'economia fatta di rapporti mezzadrili, di una storia fatta appunto delle sistemazioni agrarie della Val di Chiana, prigioni. C'è dietro l'aspetto antropologico del trasferimento di conoscenze da parte delle massaie alle nuove generazioni. È completamente diverso dalla pizza. La pizza è un prodotto che deriva da persone che hanno una maestranza. La nostra invece, la maestranza è insita nelle massaie, quindi è una tradizione popolare, e questo l'abbiamo riscontrato nei nostri studi, soprattutto nelle sagre che si sono svolte nel nostro territorio, dove appunto c'è un assemblaggio di persone più o meno giovani, quindi il rapporto intragenerazionale, ma c'è anche un'apertura in queste sagre di persone che non stanno nel nostro territorio, non stavano nel nostro territorio, ma si sono volute inserire all'interno di questi gruppi, appunto per tramandare questa tradizione. È una tradizione povera, perché il picio viene classificato tra quelle che sono le paste povere. È proprio anche questo che con il Ministero abbiamo analizzato e cercheremo di portare avanti a livello nazionale. E mi spiego meglio: la pasta è l'elemento caratterizzante dell'Italia nel mondo. Okay. La pasta fatta a mano con prodotti poveri è ancora di più l'identificazione di un prodotto che può essere l'ambasciatore veramente dell'Italia. E quindi ci stiamo lavorando. L'aver ottenuto questo riconoscimento è, a mio avviso, un riconoscimento di un'identità della Val di Chiana. E' proprio per questo che, a mio avviso, la politica e anche qualità e sviluppo rurale, che è stato il braccio operativo, l'ha consegnata ai ristoratori, l'ha consegnata alle associazioni che svolgono all'interno del nostro territorio attività folcloristiche, attività anche ricreative, attività di aggregazione. Ora è importante
capire di fare sinergie e valorizzare questo prodotto, perché valorizzando questo prodotto si valorizza le nostre tradizioni e valorizzando le nostre tradizioni si valorizza un territorio. E questo, a mio avviso, è il grande successo del riconoscimento del PICE e dell'arte dell'appiciare. Pietro, tu hai detto anche una cosa giusta: aglione, pici e pomodoro. Parlando prima, tu mi hai detto che coltivi anche questo, anche il pomodoro, che è comunque una cultura da riscoprire. Oltre al pomodoro, però, ti faccio un'altra domanda. Tutto questo tenendo sempre conto della sostenibilità. Certo. Giusto? Certamente. La sostenibilità in agricoltura oggi rappresenta una delle cose, secondo me, estremamente importanti, perché i veri e autentici custodi del territorio in realtà sono gli agricoltori, perché sono loro che vanno tutti i giorni sui campi e sono loro che tutti i giorni vanno a curare il territorio. La sostenibilità nell'agricoltura non è quella cosa così lontana come possa sembrare, perché negli anni le aziende più evolute hanno iniziato a produrre con sistemi molto evoluti, portando l'uso dei fitofarmaci quasi al, non dico a zero, ma al minimo consentito, per motivi molto semplici: per rispettare determinati disciplinari, perché oggi esistono delle macchine eccezionali che ci possono permettere, con una quantità di fitofarmaci molto più bassi, di ottenere lo stesso risultato. Questo per quanto riguarda il sistema dell'integrato volontario, ovvero stare a dei protocolli che servono praticamente per ridurre il più possibile l'uso di fitofarmaci, che alla fin fine poi possono non servire. E credo che la nostra Val di Chiana ne sia uno dei primi esempi, perché se si guarda ciò che era il livello di inquinamento di 20 anni fa rispetto a quello che è oggi, c'è una differenza veramente enorme, abissale. Pomodoro. Il pomodoro non è che una cultura da ricostruire, da riscoprire. Casomai sarebbe una cultura da ricostruire, ecco, visto come ci hanno trattato la parte, diciamo, industriale, l'importazione selvaggia di pomodoro che viene da posti abbastanza dubbi e a scapito di produzioni di eccellenza, fra cui la Val di Chiana potrebbe essere una produzione di eccellenza del pomodoro. Personalmente ho selezionato delle varietà normali che sono in commercio per le mie produzioni, perché voglio iniziare, e ho già fatto degli esperimenti l'anno scorso, a mettere a disposizione dei consumatori il pomodoro della Val di Chiana attraverso una lavorazione industriale con tutte le caratteristiche, però che possa essere pomodoro della Val di Chiana, che va a sposarsi perfettamente poi con i pici, perché i pici e in modo particolare i pici all'aglione hanno bisogno, questo non mi stancherò mai di dirlo, di pomodoro a pezzettoni, non di pelati, non di passate, perché il pomodoro a pezzettoni ha delle caratteristiche di Brix estremamente più elevate degli altri, e quindi si sposa perfettamente con l'aglione, che invece è un prodotto, diciamo, dolce nel poterle per renderlo disponibile praticamente a tutti i nostri consumatori. Questo consiglio che ci ha dato Pietro è estremamente importante anche per tutte le nostre massaie che ci stanno seguendo, perché questa differenza io non l'avevo mai sentita, devo essere sincera. Stefano, Qualità e Sviluppo Rurale lavora ad altri progetti che valorizzano e promuovono la Val di Chiana, anch'essa tenendo sempre conto della sostenibilità, giusto? Sì, noi come Qualità e Sviluppo Rurale, oltre al fatto di essere in collaborazione con l'Università Pegaso su un progetto di turismo sostenibile, stiamo lavorando per l'inserimento della Val di Chiana all'interno dei paesaggi rurali. Quindi abbiamo messo insieme gli 11 comuni che fronteggiano il Canale Maestro, e quindi non sono progetti, ma sono già lavori messi in campo, e quindi confidiamo in una buona riuscita di tutte queste cosine che servono per valorizzare il nostro territorio, per renderlo più appetibile anche al turismo italiano e anche non italiano, quindi europeo e mondiale. Allora, grazie Stefano, grazie Pietro di essere venuti qua a trovarci nel nostro giardino Val di Chiana. Ovviamente qua al Golf Club, ovviamente rimarrete qua per l'aperitivo che partirà tra pochissimo. Io vi do appuntamento a tra pochissimo, rimanete lì con altri ospiti e tantissime sorprese. A tra poco!
Ciao Riccardo. Val di Chiana, sorpresa. Allora io vedo passare Io vedo passare Riccardo. Allora, il vero maestro di questo club sono io, non è Riccardo. Io te lo voglio dire. È vero o no? Ecco. Riccardo sta riscuotendo il successo in tutto il nostro pubblico femminile. La settimana abbiamo avuto questa neanche il fans club. Allora Riccardo fa finta di essere maestro di tennis solo per imbroccare le bionde. Di golf, solo per imbroccare le bionde conduttrici che si chiamano Valentina. Ecco. Un'altra, ragazzi. Bene. Ma il vero maestro è lui, eh? Il vero maestro è lui, perché sì. Tu giochi a golf. No, ma a me mi dicono maestro, 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 maestronzo mi fanno, capito? Ah, ecco. Vai, vai. Ciao Riccardo. Allora, ecco. Il Paci. Abbiamo qua Giardino Val di Chiana in diretta dal Golf Club Val di Chiana. Io volevo dare, prima di tutto, volevo dare un saluto a questo grande regista. Guarda, veramente, eh? Oh. Che è Francesco Paterno di Lightning. No, io dicevo a quella morettina bellina che c'è lì. Ah, ecco. Ovviamente è Claudia, che non vedete dall'altra parte della telecamera, ma magari dopo ve la presentiamo. Comunque hanno fatto per fare, ora voi non lo potete vedere, no, perché giustamente sono dietro le telecamere, però per mediare hanno preso una aiuto regista bellissima e un regista orrendo, quindi fanno il pari proprio. Quando si compensano, ecco. Perché noi alla Val di Chiana non ci facciamo mancare, ecco, niente. Ecco, bene. Allora, vai, iniziamo. Alessandro Paci, sì, attore, comico, regista. No, scusa, volevo fare un grande applauso a Andrea. Ad Andrea Guerrini, anche lui. Il nostro direttore, presidente. Presidentissimo, che c'ha la poltrona di pelle umana. Giustamente, un direttore c'ha la poltrona di pelle umana. Giustamente, non ci facciamo mancare niente al Golf Club Val di Chiana. Ok. Allora. Oh, ho fatto paura. Vai. Vi chiamiamo all'ordine. Bene. Dunque, partiamo dagli esordi. Dai. Dagli esordi. Quindi da ieri. Quando se no? Allora, tu hai esordito con Massimo Ceccherini. Assolutamente non lo conosco nemmeno. Lo che cosa stai dicendo? Lo sai, ma di più. Vuoi sapere una cosa di Massimo Ceccherini? Che è stato all'ospedale ieri? Gli hanno scoperto due sessi. Davvero, uno qui e uno qui. Una volta al mese gli esce il sangue dai naso. In esclusiva per la Val di Chiana, anche questo, ecco, ragazzi. Allora, parliamo dei tuoi esordi, dai. Sì, dai. Tu con Massimo eravate un duo, sì, due Mandy. Sì. Che ricordo hai di quel periodo? Dei ricordi bellissimi, abbiamo fatto tanti spettacoli negli oratori, delle chiese, nelle parrocchie, roba così, tutti i preti ci chiamavano sempre, me e Ceccherini, poi dopo Ceccherini bestemmiò all'isola e finì tutto lì. Anche cinema, tu sei stato grande protagonista di tanti film 50, indimenticabili, 50. Per la regia di Leonardo Pieraccioni, Neri Parenti, Carlo Vanzina, mia, Alessandro mia. Benvenuti, la tua regia, certo. Infatti ti ho presentato anche come regista. Qual è il film a cui sei più legato? Andate e ritorno. Perché? Perché è la regia mia. No, perché è più bellino di tutti. È più bellino di tutti, certo. Certo. E guarda, perché non ti conoscevo, sennò ti facevo fare una parte. Ti facevo fare il ritorno. Cioè, ecco. Beh, ma diciamo, abbiamo finito. Andiamo. No, guarda, tu sei proprio brava e simpatica. Grazie, meno male. Via, qualche pregio ce l'ho anche io, oltre a giocare benissimo a golf, diciamo la verità. Oh, ragazzi, ho visto fa dei pat. Guardate, allora, perché ha visto quando si fa il tiro sui green a golf, lei pat, no? Giusto. Lei fa dei pat. Cioè, meglio di meglio con i pattini, forse. Pattini, meglio i pattini, forse la prossima lezione con i pattini, ecco, lo farò. Allora, sì. Comicità toscana. Bene. Tu, Pieraccioni, Ceccherini, siete dei grandi rappresentanti della comicità toscana. Sì. Che cos'è che piace al pubblico della comicità toscana? Forse, non lo so, la spontaneità. Senza ombra di dubbio ti posso dire subito la spontaneità. Infatti quando si va per dire a fare le cose con i napoletani e i romani anche sono spontanei, un po' come i toscani. Però io penso che noi toscani siamo veramente proprio super spontanei. Infatti vedi te come sei, ti diverti, ridi. Se tu trovi una presentatrice, che ti posso dire, milanese, fammi così, fa così, adesso allora... Io ci tento di farlo così, ma più forte ma di me più bello come tu fai te. Non mi riesce. È più bello come fai te. Cioè, tutta impostata, certo. Non ce la fa, mi dispiace, non ce la faccio. Brava, brava.
Comunque, complimenti per le zanzare che avete portato, perché guarda. Questo lo dobbiamo allora, dire io al presidentissimo. No, no, io prima lì, quando te facevi l'intervista agli altri due ospiti, ho visto due zanzare, si davano l'auto. Sì. Giustamente, ah, ecco. Perché al Golf Club non ci facciamo mancare niente. No, no, il Golf Club di Val di Chiana, ragazzi, venite perché è una cosa meravigliosa. Ma tu giochi a golf, giusto? Sì, però d'estate gioco a polo, d'inverno gioco a golf. Ascolta, sì. Ascolta, ma il Guerrini sì. Mi ha detto che te sei forte a No, io sono uno dei più forti, diciamo. Ho vinto un monte di roba. Ascolta, quando io avrò imparato a giocare a golf benissimo, a fine trasmissione, quindi noi finiremo ad agosto più o meno. Ma te non ci andare da qui, maestro, lì, sono più bravo. Allora, questa prossima me. Lezione me la fai tu. Okay. Brava, perfetto. Ascolta, quanto è difficile far ridere? A parte vedere me giocare al golf. Guarda, allora, secondo me far ridere è molto difficile. Infatti non mi è mai... No, non è una domanda che tu mi puoi fare a me. Invece io te la devi fare a uno. Cioè a me è la stessa risposta che ti do prima. Mi viene spontaneo. Perché? Io guarda, per me è un dramma questo. Io fin da quando sono piccolo, diciamo, incontro, non lo so, i miei amici. Ora ancora di più, perché facendo questo lavoro la gente è già predisposta a ridere quando mi vede. Però, specialmente le donne. Però... Anche già da ragazzino, insomma, per dire, io incontravo miei amici e gli facevo, ha visto Franco? Ha visto Franco? Non una cioè, cioè, guarda, è un dramma. Si sta male. E quindi per me non è tanto difficile, diciamo. Magari forse è più difficile per gente che non fa ridere. No, perché ti faccio questa domanda, perché qua in Val di Chiana sì. Ci sono tante persone, tanti giovani. Comunque che complimenti stanno... per il titolo della trasmissione, perché veramente io volevo aprire una pizzeria, la chiamerò proprio così, il giardino della Val di Chiana. Cioè ragazzi, ci ha stroncato la trasmissione, ce l'ha stroncata. Non è vero, sta scherzando, cioè, guarda te lo dico perché non è vero, se no non te lo dico. Ce l'ha stroncata, noi decliniamo tutti con Val di Chiana, perché dobbiamo promuovere la Val di Chiana. Ti piace giusto. La Val di Chiana? Io impazzisco per la Val di Chiana. Non so che cosa ci hanno fatto. Ragazzi, senti. Ci sei il regista più bello d'Italia. Cioè, tutte e tre, guarda quelli. Tutte e tre, cioè, il trio fantastico. Bellissimi. Senti, ma una barzelletta dedicata al golf? Allora, questa doveva essere un'improvvisazione, ma mi hanno spoilerato tutte le domande. Se vuoi te ne dico tre o quattro. Tre o quattro, vai, tre o quattro. No, te ne dico una. Vai. Allora, la vogliamo chiamare anche il regista per farlo? Regista, puoi venire perché mi ha anche brontolato. Va bene, non viene, no, i registi non vengano perché tu gli piace stare dietro. Ma chiamiamo il Guerrini invece, no? Guerrini, dai, vieni, vieni via. Via, su, stringiamoci, allora. E mi dispiace ti devi stringere un po'. Ah, vengo accanto a te io? Guerrini, mi dispiace, ci voglio accanto a te. Puoi prendere il microfono quello. La notorietà. È acceso? Guarda, devi fare così, on ho iniziato, off ho finito, capito? Forse ce la faccio. Ah, vabbè. Aspettate okay. Ragazzi, ci entriamo allora. Tutti. Allora, ci sono tre amici, ma lui le sa tutte. Lui, vabbè, sono, facciamo finta di niente. Ci sono tre amici, no? Dice, che si va a fare? Dice, andiamo a giocare a tennis, ma sono stanco. Andiamo a giocare a... dimmi un altro gioco. Pallacanestro. Andiamo a giocare a pallacanestro, madonna, pallacanestro, Dio mio, bisogna correre. Andiamo a giocare a golf. Come si fa a giocare a golf? Molto semplice. Ci vuole le palle, la mazza e il buco. Ah, io porto le palle, io porto la mazza, io un gioco. Ascolta, ma voi siete molto amici, no? Abbastanza. Come gioca a golf lui? Lui? Sì. Benissimo. Vedi? Guarda, sempre sta bugiando. Io la conosco la piccina. Le palle, la mazza al buco. La spiritosa con questa donnina tatuata che dietro mi segue. Non è riuscito la battuta con il paci, ragazzi. La battuta con il paci. Senti, ce n'è un'altra, te ne dico un'altra. Vai. Allora c'è la moglie. Sveglia il marito mentre dorme, li fa. Ora basta con questa mania per il golf. Ora va bene che tu lo sogni, va bene che tu provi, però che tu mi strappi i peli e tu li butti così per vedere dove va il vento. A me non mi va bene. Alzo la mano, alziamo la bandierina del pat, eh? Oh, oh. Allora, sì. Da quanto tempo vieni qua al golf club? Un anno, quant'è?
Ma un anno e mezzo, è entrato e non l'ho fatto più riuscire, io questo è stato quello che ho fatto. Io non l'avevo nemmeno riconosciuto quando è entrato. Davvero, davvero, me lo disse Riccardo, un ragazzo che lavorava qui con noi, mi fa, oh ma il Paci, quello è comico, ah sì, benissimo, socio nostro, il prossimo anno. Infatti così è stato. Ma avete mai giocato a golf insieme? Voglia, Dio buono, tante volte, lo batto sempre. Non avevo dubbi. Sì, infatti ora però gioca, dalla prossima settimana c'è uno scoop, giocherà con la mia prima sacca. Esatto. Emozionato? Moltissimo, davvero, no. Sì. Una sacca mi aveva regalato il mio nonno, una sacca si sta, cercando una che si chiama Valentina. Vengo io, anche. Sì. Magari a fine mese, perché ancora ragazzi posso portare solo la sacca io, ancora. Allora c'è solo un piccolo problema in questo, se lo posso dire, se mi posso permettere, in questo golf club. C'è uno, si chiama German, ma veramente. Allora German è colui che ci abbevera quando abbiamo sete. Davvero. Bene, no, davvero. Ascolta, dimmi, dai, dimmi. Ritorniamo a te. Che cosa stai facendo in questo momento? A parte l'intervista con la Valdichiana. In questo momento ti devo dire la verità. No, sto girando tre film. Oh, niente, insomma. No, sto girando tre film e sto preparando il mio film sulle barzellette. Mm. Perché questa storia delle barzellette su YouTube sono diventate virali, no? Mm-hmm. E hanno fatto 6 milioni di visualizzazioni in 5 mesi. Quindi insomma, sono stato chiamato da qualche produttore per preparare un film evento che uscirà il 7 e l'8 dicembre in tanti cinema, voglio dire in tutti perché sennò esagero, in tanti cinema, e qualche barzelletta, almeno 6 o 7, verranno girate proprio via il Golf Club. Veramente? Alcune sono girate. E non mi dici niente, scusa? Vuoi fare una parte? No, no, oh, no, lo sai come no, mi chiamano? Ma io la parte te la può fare, ma lo sai come mi chiamano a me? Pachinstein. Pachinstein. Si te sta a te. Alzo le mani, io vi riprendo, noi vi riprendiamo. Ma mi dicevi che hai fatto, tu stai portando anche in giro per il teatro, per i teatri, una produzione insieme a Ceccherini e Cagliostro. No, no, Ceccherini no, Cagliostro. Cagliostro. Sì. Parlaci, raccontaci un po' di questa produzione. No, si chiama Una bara per due, era una commedia che si era iniziata a fare un paio d'anni fa, poi dopo si è lasciata e poi ora da settembre si riprende e si va in giro con tutta, si inizia con la Toscana, se poi dopo va bene si va anche nel resto d'Italia. Allora, io non lo dovrei dire, ma tu lì sopra ci sono due libri. Ecco, ti ho detto, stai zitta, fatti l'affare tua. Allora, ma chi vuole il libro, zitta. Chiama lei, io glielo mando. Chiamo io, va bene? Poi ci penso io. Le mettiamo in vendita sulla Valdichiana. Diamo il numero della Valentina, cioè, 338-4261-507. Chiamate a questo numero qua. Ecco. Dai, libri, allora, fantastico. Oh, la potete chiamare perché è molto disponibile. Disponibilissima. Ecco. Regista, ci vuoi portare i libri? Forza, mettiamo al lavoro non il regista. Riccardo, che fa, oh. Mettiamo Riccardo. A lavoro il regista. Riccardo! Oh, che fa? Che si fa? Si interrompe questo momento dei libri, non li vuoi vendere? No, va bene, va bene. Grande Paci, risi sul vaso. Anche se mi chiamate non ve li do, quindi non mi chiamate. Vabbè, raccontaci non però. Non sono in vendita, non sono in vendita, però... Ero in vendita 10 anni fa. Vabbè, allora, che cosa... Allora, parliamo di questi libri, 10 anni, quindi sei anche allora, autore. Con questo libro ho un record. Questo lo voglio dire, perché questo lo posso dire. Ne ho stampati 1000 e me ne avanzati 1200. Basta, dai, forza. E questo? E questo qui invece, questo era un libro, era nato per diventare un... Cioè, questo era una sceneggiatura per diventare un film. Poi dopo si doveva girare in America, costava troppi soldi, non ce l'hanno fatto fare, sicché si è detto, perché buttare via una storia? Giusto. Si è fatto un romanzo, se ne è venduti anche diversi, diciamo, e basta. È un romanzo, te lo do, lo grazie, leggi, va bene? Grazie mille. Invece questo qui lo do al nostro regista. Perché, no, lo sai perché? Lo sai perché glielo do ai regista questo? Perché i romanzi non li capisci, le barzellette invece ogni tanto sì, quindi gli do le barzellette. Abbiamo fatto il cappotto al nostro regista quest'oggi. Allora, senti, un'altra barzelletta prima di salutarci, poi lo so che te rimani qui a fare l'aperitivo. Ma lo vuoi sul golf o non sul golf? No, non sul golf, non sul golf. Va bene, vai. Allora, un'altra Guerrini, sul faccio golf. Faccio una di quelle che io non posso pubblicare, dai. Basta che non c'è. Ragazzi, no, io non la posso allora, pubblicare sulla Valdichiana. Va bene, c'è un... No! C'è una no. ragazza... Dai, un po' su di Cina. Oh. Allora, c'è una ragazza, ti dico questa qui che sta avuto molto successo. Signorina, per favore, guardi, c'è un giochino laggiù. No, allora, una ragazza torna a casa, va dalla mamma e gli fa... Mamma, sono incinta. La mamma, ma che sei matta? Ma come mai? È successo, mamma, dice. Ma Dio buono, ma... Ma ora come si fa a dire ai tuo babbo? Quello lì si arrabbia, quello fa un macello. Lo so, mamma, dai, aiutami te, diciamoglielo insieme. Va bene, via.
Il babbo torna a casa e fa: oh, ti devo dire una cosa, gli fa la mamma. Antonella è incinta. Porca miseria, dice, ma come? Ma come incinta? Ma che sei grulla? Ma perché? Non... Ma devi stare a te? Ma te? Ma chi è questo? Chi è? Uno molto più grande di me. Addirittura, addirittura un vecchio! Lo so, è successo, babbo. Suonano alla porta, il babbo apre, c'è un signore molto distinto, dice, buonasera, sono il dottor Carmelitani, e sono... quello che insomma ha messo incinta la sua figliola. E arriva così, guardi, sono qui per riparare, dice, facciamo così, se il figliolo che nasce è un maschio io do 3 case a lei, 3 case a sua moglie e 6 case alla sua figliola. Porca miseria, dice. Se la bambina è una femmina io do 4 case a lei, 4 case alla sua moglie e 10 case alla sua figliola. E se abortisce, no, se abortisce tu la ritrovi. Pensavo peggio, Valdichiano, pensavo peggio, invece è andato di lusso. Allora, va bene, dai. Ale, ti posso chiamare Ale? Amore, puoi chiamarmi come tu vuoi. Allora, dobbiamo salutarlo perché abbiamo altri ospiti. Ah, sì? Tu devi dire il vostro aperitivo. Sì, il nostro aperitivo, ma soprattutto volevo dire, non mi venite a dire che al golf non si ride. Ma non guarda, noi non abbiamo detto. E questo non è niente, se voi mi vedete giocare allora sì che vi ridete. No, già vedono me, guarda, da piangere se vedono me. Valdichiana, rimanete lì, tra pochissimo con altri ospiti, grazie ad Valentina, Alessandro. Valentina, sei favolosa, ti voglio dare un bacio. Vai. A tra aspettiamo poco. Per l'aperitivo. Finito? Valdichiana, ricomponiamoci un attimo dopo il tornado Alessandro Paci, sempre qua in diretta dal Golf Club Valdichiana, vi presentiamo una nuova realtà che sono 2 mesi circa che è attivissima qua in Valdichiana, ovvero l'associazione La Tigre di Carta, e diamo il benvenuto a questo bellissimo parterre di ragazzi. Partendo dalla mia sinistra abbiamo Valerio, Barbara, Raffaele e Serena. Grazie ragazzi di essere venuti qua nel nostro salotto qua al Golf Club. Allora, Tigre di Carta, questa associazione, come ho detto io, è attiva da 2 mesi, voi siete 4 componenti, qual è l'obiettivo di questa associazione e spiegaci perché soprattutto il nome, la Tigre di Carta? Sì, allora, intanto grazie di averci invitato qui oggi per andare a esporre questo nuovo progetto presente in Valdichiana. Noi siamo un gruppo di 15 ragazzi che hanno avuto inizialmente un'aspirazione, quella di andare a creare un gruppo, un movimento di aggregazione, con l'obiettivo di andare a creare delle serate culturali e delle serate con temi di attualità. Non nascondo che questo progetto è nato dalla realtà, dall'iniziativa di un singolo. Diciamo che io ho avuto un'idea, nel senso di creare qualcosa di diverso, qualcosa di che potesse avere un obiettivo diverso da tutto ciò che esiste in Valdichiana, e quello infatti di creare un movimento di aggregazione, di riportare l'interesse verso determinati temi. Abbiamo scelto infatti un nome particolare, che è quello della Tigre di Carta, che tra l'altro vorrei far abbiamo vedere, infatti un bellissimo eccolo logo qua, abbiamo un bellissimo uno dei logo nostri ragazzi, e la Tigre di Carta è un riferimento culturale che veniva utilizzato da Mao Zedong, veniva utilizzato nei confronti dei ribelli e quindi per identificare in parole molto povere quelle persone che sono tutto fumo e niente arrosto. Diciamo, noi lo utilizziamo sia per il riferimento culturale ma soprattutto anche per una provocazione nei confronti di quelle persone che hanno anche un atteggiamento passivo verso determinate tematiche. Ovviamente siamo ragazzi di realtà poliziana e torritese, però ovviamente questo non ci limita, nel senso siamo aperti mentalmente, siamo aperti sia dal punto di vista di confini. Ovviamente in questi 2 mesi abbiamo coinvolto il più persone possibili, ovviamente, per andare a condividere idee e fare una cosa condivisa, visto che un'associazione è una realtà in cui ognuno deve condividere e deve sentirsi parte di un gruppo, ovviamente. E ovviamente da qui in poi cercheremo di organizzare un po' di eventi, che un po' tanto ci sono loro esporrete. Che esporranno tutto. Barbara, quindi abbiamo detto un'associazione che cerca di aggregare eventi per promuovere tra l'altro anche il territorio, perché comunque è un territorio attivissimo durante il periodo estivo. Esatto. In che cosa si distingue la vostra associazione rispetto alle altre associazioni del territorio? Allora, la nostra associazione
appunto è nata da pochissimo e ancora si sta cercando di affermare in zona, però ha l'obiettivo e l'ambizione di distinguersi dalle altre, perché cerchiamo di trattare tematiche che sono un po' diverse dal solito, cioè ci sono già associazioni che trattano argomenti come musicali oppure di intrattenimento, e noi invece tra i nostri vari scopi abbiamo quello di attirare l'attenzione dei più giovani anche da un punto di vista culturale, quindi di presentare una serie di incontri che possono essere come presentazioni di libri o rassegne cinematografiche che cercano insomma di invogliare i più giovani che finora insomma sono rimasti un po' più da parte. Tuttavia però bisogna considerare anche come stanno realmente le cose, e anche se cerchiamo di distinguerci dalle altre associazioni, soprattutto in questa fase iniziale, abbiamo chiesto l'aiuto ai rappresentanti delle associazioni locali per insomma chiedere delle linee guida su come poter svolgere le varie cose. E abbiamo fatto una serie di incontri, di riunioni. E queste associazioni quali sono state le linee guida che vi hanno dato per sviluppare? Diciamo progetto? Più che altro ci hanno indirizzato su le tematiche da poter trattare, quindi tematiche che ci permetteranno di farci conoscere, di affermarci in zona e che si distinguono insomma dalle realtà che sono già presenti, quindi ovviamente non andremo a organizzare concerti, certo, o cose di questo genere, perché cioè, già ci sono in zona e quindi cioè, non possiamo farci concorrenza tra di noi, ecco. E niente, insomma, poi abbiamo appunto stilato questo statuto e questo atto costitutivo, e ci siamo anche poi confrontati con l'assessore alla cultura del comune di Montepulciano, che ci ha indirizzato sulle linee guida da rispettare per quanto riguarda proprio la gestione burocratica. E una volta che avremo terminato questa fase iniziale potremo finalmente rincontrarci e trattare dei vari eventi che possiamo organizzare insieme. Ecco, quindi cultura a 360 gradi, sì, possiamo esatto dire, no? Sì. Quali sono gli eventi che avete già in programma per quest'estate, insomma, o da qui a breve, insomma? Allora, intanto buonasera. E, gli eventi che noi abbiamo in programma sono degli eventi molto particolari, come hanno detto entrambi i miei amici, i miei colleghi, non so bene come definirli. Sono degli eventi comunque che ci vogliono... che vogliono permetterci di distinguerci da tutte le altre realtà che sono presenti in zona comunque. Oltre ad un piccolo aperitivo di presentazione, il nostro obiettivo è quello di convogliare gran parte delle nostre energie, ecco, verso il primo evento che vogliamo sfruttare come trampolino di lancio, che è la presentazione del libro di Carolina Orlandi, in data 5 settembre. Ok, quindi ci sono già delle date fisse. Già ci sono delle date fisse, abbiamo fatto comunque una scaletta, ora cerchiamo di metterla in pratica, ma è molto complicato. E noi vogliamo trattare questo argomento, ma non tanto la tragedia Monte dei Paschi sul piano bancario, non abbiamo l'autorevolezza e non ci permetteremo mai, ma soprattutto sul piano umano, cioè raccontare il dramma di una famiglia che è stata devastata appunto da un qualcosa di simile. E poi vorremmo, un altro nostro obiettivo è quello di trattare la questione, qualche questione di attualità, tra cui, non so, ad esempio la questione migratoria. C'era venuta come idea quella di entrare addirittura nelle scuole, in qualche istituto, e di trattare questa questione, farla in maniera molto consona, ma soprattutto concentrarci anche in questo caso sull'aspetto umano, ecco, dunque trattare svariati ambiti che sono poco conosciuti. E principalmente sono questi gli eventi su cui noi vogliamo convogliare la nostra energia, ma per riuscire a fare pochi eventi, ma bene, intanto questi sono i principali, alcuni dei principali. Quindi comunque sia argomenti belli, impegnativi, belli, interessanti, ma anche con un linguaggio un pochettino più fresco, più diverso dal solito linguaggio che siamo abituati un po' che la Valdichiana ci ha un po' abituati, quindi una fruizione di determinati argomenti più fresca, insomma, un approccio diverso. Sì, un approccio sicuramente differente, più giovanile. Infatti la nostra associazione è un'associazione giovanile e vorremmo che appunto a questi eventi partecipassero persone, comunque ragazzi coetanei a noi o comunque di svariate età, tanto che la nostra associazione nasce
con l'obiettivo, ecco, di raggruppare tutte le persone che vanno dai 14 ai 35 anni. Mm-hmm. Dunque questo è il nostro obiettivo sostanzialmente. E Serena, a te ti fa una domanda un pochettino più personale. Perché hai deciso di entrare a far parte di questa bella realtà? Che cosa è che ti ha spinto? E soprattutto come ne sei venuta a conoscenza? Non so se magari loro ti hanno contattato appositamente o ti sei avvicinata tu. Allora, io sono una delle più piccole all'interno del gruppo. Quanti anni hai? Ho 19 anni. E infatti gli altri ragazzi comunque frequentano tutti l'università, hanno, diciamo, una visione più ampia, e invece io sono una delle più piccole. E comunque sono entrata a far parte di questa associazione in quanto alcuni dei componenti già li conoscevo e sono stata comunque incuriosita e dalle tematiche comunque loro affrontavano in quanto diverse da quelle della realtà poliziana. Quindi l'associazione vuole affrontare temi culturali e attuali, anche come ha detto prima Raffaele, di portare anche nelle scuole la diciamo informazione e conoscenza, che secondo me comunque sia è un aspetto molto importante, diffondere informazione. Quindi farei un appello a tutti comunque i miei coetanei, perché comunque tutti si devono sentire liberi di esprimere la propria opinione, la propria espressione. E infatti da quando sono entrata a far parte dell'associazione da subito i nostri ragazzi mi hanno accolta e hanno condiviso da subito le mie idee. E quindi diciamo è un'associazione dove tutti hanno il diritto di parlare, anzi tutti devono parlare, e condividiamo, insomma, tutti partiamo tutti con un'idea e poi diciamo con un incontro ci poniamo un obiettivo. Quindi appunto farei un appello a tutti i miei coetanei di far parte di questa associazione, in quanto tutti devono avere il diritto di esprimere la propria idea. E abbiamo anche una pagina Facebook, da poco abbiamo creato una pagina Facebook, quindi se volete lasciate un mi piace e guardate comunque cosa condividiamo, si chiama La Tigre di Carta appunto. E niente, io sono felice di aver fatto questa intervista, comunque grazie mille. Grazie a te di essere venuta e complimenti di far parte insomma di questa bella realtà. Io però volevo andare su Valerio, perché voi siete una associazione giovane composta da giovani, sì. Slacciamoci un attimo dall'argomento associazione, sì. Come ti sembra la vita giovanile in Valdichiana? Cioè vedi una certa motivazione a fare cose, a organizzare, a fare, oppure c'è una specie di, non so, i giovani si sono un po' adagiati su quello che hanno trovato in Valdichiana? Allora, diciamo che dal punto di vista associativo la Valdichiana prolifera di associazioni. Più associazioni giovanili ci sono, secondo me meglio è. Quindi deve essere un campo in cui ogni giovane deve andare a esprimere il proprio, nel senso ci devono essere idee, si deve sentirsi parte di qualcosa. Ovviamente però da parte forse delle generazioni un po' più piccole rispetto alla mia, io ho 22 anni, non è che sono grandissimo, però diciamo che in quei segmenti di ragazzi c'è meno partecipazione e interesse soprattutto. Infatti per esempio il tema dell'immigrazione viene trattato soprattutto non per la questione politica o una questione di flussi, perché vogliamo dare informazione, nel senso moltissimi ragazzi sanno solamente perché c'è una informazione, la fake informazione diciamo, e quindi vogliamo sradicare quel concetto, quindi un'informazione vera fondata su dati, su fatti, no? Ovviamente dietro ogni cosa ci sarà informazione anche da parte nostra, nel senso certo. Non andiamo a trattare una cosa che ovviamente potrebbe essere anche un campo minato per noi, ma ci sarà quindi un momento in cui anche noi andremo a fare la nostra esperienza in prima persona, quello senza dubbio, però secondo me creare un qualcosa nel quale si distingue in questa realtà della poliziana può far bene, ovviamente anche per mobilitare alcuni ragazzi, nel senso abbiamo tanto bello, però sfruttiamolo. Per esempio noi abbiamo messo tra le nostre attività anche delle gite culturali, ecco, quindi potrebbe essere anche un momento nel quale si può condividere un'esperienza, nel senso l'unica idea per esempio che ci è venuta in mente in questi giorni era di fare un pezzo della via Francigena, quindi poteva essere anche un momento in cui potevi valorizzare il patrimonio
ambientale, quindi esplorare nuovi territori, da qui a, non dico arrivare a Roma, ma un pezzettino fino all'Orcia, per esempio. Poteva essere un bel momento in cui anche i membri di un'associazione possono anche andare a rafforzare il loro legame, nel senso, all'inizio ci sono quei rapporti che sono molto, molto blandi, diciamo, però creando qualcosa forse si rafforzano, ecco questo. Condividere va a creare. Barbara, già alcuni argomenti come la Via Francigena piuttosto che un libro, l'immigrazione, al di là del vostro codice, tra virgolette, che dovete rispettare, c'è qualcosa che ti piacerebbe affrontare e parlare alle giovani generazioni? Allora, personalmente c'è... L'argomento che più mi interesserebbe trattare è quello della valorizzazione del nostro territorio, quindi cercare magari di fare una serie di incontri, una serie di eventi, gite o mostre che possano puntare a rendere gloria, insomma, ai territori che noi giovani non è che diamo per scontato, ma non valorizziamo nemmeno a tutti quanti gli effetti. Quindi, cioè, io punterei più che altro su quello, magari anche riscoprire alcune tradizioni, anche personaggi storici che hanno caratterizzato il comune di Montepulciano, di Torrita, insomma la provincia di Siena, e cercare appunto di dare sfogo anche a delle vie artistiche, cose di questo genere, insomma. E invece per Raffaele? Ma sinceramente io mi distacco un po' da ciò che ha detto lei, ecco, al di fuori dei personaggi storici mi piacerebbe affrontare un qualche cosa anche nel campo musicale, ma non farlo tramite concerto come hanno detto prima anche loro. Mi piacerebbe, non so, chiamare qualche artista anche del luogo, penso che ce ne sono tanti. Non so, penso ai vari Bianconi, comunque Bastella in generale, e non lo so, riuscire a coinvolgere anche loro per far conoscere la nostra zona e soprattutto per far avvicinare le generazioni più piccole, ecco. E Serena, un argomento che ti piacerebbe trattare? Loro prendono appunti, poi magari... Sicuramente, dato che sono uscita ora dalla scuola, portare comunque informazioni a quello che è la realtà scolastica, anche di temi di attualità che comunque non vengono spesso affrontati. Sicuramente troverete un ottimo compagno di viaggio nella Valdichiana, ragazzi. Noi non vi, ormai che vi abbiamo conosciuto, non vi lasciamo andare. Non vi lasciamo andare per la vita, ma vi devo lasciare andare ora per il Giardino Valdichiana. Allora, grazie a Valerio, grazie a Barbara, grazie a Raffaele, grazie a Serena di essere venuti qua al Golf Club, di essere venuti a trovarci. Voi aspettate ancora lì perché abbiamo ancora un altro ospite a proposito di artisti locali. A tra pochissimo, e grazie alle tigri, posso dire le tigri di carta. A tra poco. Sì. Vale, è tua? Sì. Sì, Valdichiana, torniamo in diretta per l'ultimo blocco di trasmissione qua in diretta dal Golf Club Valdichiana. Abbiamo chiuso parlando di artisti locali. Loro non sono locali, loro sono glocali, Vi voglio definire così. Allora, loro sono Igor Abbas, musicista, Massimiliano Minotti, avvocato prestato al teatro. Allora, loro sono qua in doppia veste perché loro sono un po' i fautori della nostra rubrica Racconti di Veglia. Già avete potuto leggere della Marroca, del Gatto Mammone, dei Lupi Mannari. Spoileriamo anche il prossimo articolo, Le streghe della Valdichiana. Allora, l'idea è partita da loro. Igor, perché è partita da te l'idea, e Massimiliano, insomma, chi dei due mi vuole rispondere, chi vuole integrare? Vado. Allora, questo è un progetto nato tanti anni fa, quando una sera, mentre tornavamo da Sarteano, che eravamo andati a sentire degli amici musicisti, parlando con Igor, si disse, qui c'è una casa un po' misteriosa. Queste dicerie, da lì siamo entrati in sintonia e siamo stati tutti e due appassionati di queste materie e abbiamo deciso di creare un libro un giorno, se veniva bene.
con Igor abbiamo iniziato a fare tante prove, tante ricerche, però mancava l'input, e l'input è arrivato da Igor quando ha incontrato la Val di Chiana. Igor, noi ci siamo incontrati ed è venuto fuori Una meraviglia, perché so che sta riscuotendo molto successo, tantissimo, che sta piacendo. Il nostro intento era far ricordare, noi quando eravamo piccoli, proprio ieri sera raccontavo, noi si faceva Halloween, ma non in discoteca, noi si faceva un focherello, ci si raccontava le storie dell'orrore e poi si partiva con le biciclette o motorini e si andava a cercare le paurine. Che le paurine sono? Nel senso, le paurine inteso come andavi in quella casa che dicevano c'era quella cosa, quell'altra, poi non succedeva mai niente. Niente. Andavi via con i brividi lungo il collo, capito? E diciamo, insomma, c'era questa bella sensazione. E oggi c'è meno questa cosa, sì, più che altro sono i racconti dei nonni. Infatti uno dei nostri primi titoli, perché ora infatti con Alessio, con te abbiamo deciso di chiamarlo Racconti di Veglia, perché non le vegliature, erano quello che succedeva nelle vecchie case intorno al camino. Infatti uno tipico nel nostro articolo sui licantropi, appunto, giusto, parla apposta di quello, perché alcune storie succedevano proprio durante le veglie, che magari c'era quel tipo che c'aveva quella sorta di malattia che poteva essere il fuoco di Sant'Antonio o simili, che loro chiamavano il fuoco, bruciava e andava a cercare di refrigerio, e poteva essere violento, certo. E quindi loro magari dicevano sta attento, c'è il lupo, e si creavano tutti questi miti. La bellezza è questo, il tramandarsi le storie un po', che infatti in quelle dei licantropi c'è anche qualcosa di mia nonna che racconta. È vero, sì. Cioè, ecco, infatti diciamo come abbiamo raccolto tutto questo materiale, perché ovviamente leggendo gli articoli avete visto che ci sono anche materiali, articoli di giornali vecchi risalenti a diversi anni fa, quindi difficili anche da reperire. Sì. Sì, sì, assolutamente, perché noi abbiamo, puoi illustrarlo, il nostro amico storico. Sì, abbiamo un caro amico, Bistarini, di Chiusi, che è un po' la mente storica, diciamo, di Chiusi, che ci aiuta in questo lavoro. E tutti i racconti poi iniziano con un esordio, se avete fatto caso, e sono cose che effettivamente dicevano le nonne ai nipoti, oppure... per non fargli fare certe cose e tenerli lontane da quello che poteva essere l'infezione, le cose. Per esempio una cosa molto classica è sul gatto mammone. Mi raccontava un mio amico, che ci ha raccontato questa storia, che si avvicinava a un gatto e la nonna gli diceva: no, non ti avvicinare al gatto, che quello è del gatto mammone, è un gatto magico, quindi può fare qualche malia. E allora lui si spaventava e non lo toccava. Ma il motivo per cui abbiamo un gatto mammone, un gatto mammone. Passato il gatto mammone, di gatti mammone. Passato dietro. È passato il gatto mammone. E quindi era per non fargli prendere le infezioni, insomma. Ecco. Quindi ecco, nascono così. Quindi erano dicerie che però cercavano appunto sempre di arginare i pericoli. C'era, no? Sempre un come fondo, la marroca. Di verità, la marroca, per tenerti lontano dagli acquitrini, dalle paludi, da queste cose qua, che comunque potevano sia avere il pericolo che potevi sprofondare, o se no acque putride dove potevi magari infettarti con, certo, un qualcosa. Certo. C'era sempre nei vecchi detti, c'era sempre un qualcosa, un monito che ti portava, insomma, ecco, a preservare. Il prossimo articolo che pubblicheremo, uscirà proprio a giorni, è quello delle streghe. Sì. Queste sono personaggi molto affascinanti, le streghe. Assolutamente. No? Non diciamo tanto, però no. Diciamo qualcosina. Solo io quello che vorrei dire, lascio la parola anche a Massi, giusto, è che praticamente abbiamo voluto, non siamo andati a scrivere ciò che tutti sanno, sempre, tutte le cose, ma semplicemente nel paese le cose belle, le cose brutte, e smontare un po' il mito, perché spesso veniva chiamata strega anche chi semplicemente ti stava antipatica e magari con metodi non convenzionali voleva darti una mano, certo, perché parecchie erboriste o che erano considerate
e magari ti avevano fatto un torto, a quella è una strega perché ha a che fare con cose che noi non capiamo, che magari erano fuori dal normale, fuori, no? Dal normale, però erano solamente niente di paranormale e magari anche solamente una cura con le erbe se c'avevi il mal di denti, certo, o cose del genere, semplicemente una conoscenza che veniva da anni magari da un altro posto, chi era di città che pensava di essere colto in realtà era molto meno colto di tanti contadini che conoscevano bene ciò che andavano a, certo, fare queste cure. Sì, infatti, come vedrete il prossimo articolo ha un'impronta leggermente diversa, perché qui diamo anche dei consigli, ma soprattutto c'è una storiella, perché tanto ne parlano tutti, sul famoso Malocchio. Malocchio, così è questo. Tutta la procedura per sì, il Malocchio. Sì, iniziamo proprio con il film di Alberto Sordi, che c'è la filastrocca, no, quella era Banfi, Occhio Malocchio, okay, versione Pinocchio. Però Alberto Sordi nel film Il Marchese del Grillo, appunto, lui ha a che fare sempre con una zingarella che gira intorno e che gli vuole i suoi soldi, se no gli lancia il Malocchio. Il Malocchio. Sì. Allora ragazzi, lasciamo un attimo leggere quello che andremo a pubblicare tra qualche giorno. Parliamo di voi come artisti, perché io vi ho presentato come musicista e come attore. Igor, tu inizi a suonare all'età di 13 anni. Sì, più o meno, sì, sui 13 anni. Ecco, raccontaci un po' della tua carriera e soprattutto adesso che ti vediamo un po' in giro anche nei locali, insomma, sei una bella potenza, non solo di stanza, insomma. grazie tante. Allora, io ho iniziato a 13 anni, te pensi io dovevo nascere tastierista. Mm-hmm. Vivevamo in una casa piccola, però non avevamo spazio per la tastiera. Allora mi disse, ti compriamo una chitarra, e io la volevo toccare. E non c'era, era di principio. Poi invece successe che a scuola ci fu una professoressa che era un po' più avanti, voleva fare delle cose miste, ai tempi nostri era solo flauto. Era solo flauto, mamma mia, non c'era, mi ricordo flauto, il flauto. E se c'avevi qualche... Purtroppo magari qualcuno c'ha qualche problema agli arti, ok, c'era la diamonica che magari soffiando con una mano riuscivi a fare lo stesso. E praticamente io mi presentai come chitarrista anche se non avevo mai toccato la chitarra. Imparai in una settimana gli accordi maggiori e minori, facendo ovviamente un gran casino perché neanche impari niente. Però da lì ho cercato di fare tutti i passaggi possibili, anche andare a suonare in chiesa, andare a suonare a campeggi, andare a suonare in qualsiasi posto. Anche sui falò, dove ovviamente tutti limonavano e ti rimanevi da una parte. Cioè, c'è sempre quello che gli tocca sta cosa, capito? Ci dice il regista è toccato anche a lui, anche al regista è toccato. Si lamenta che non è mai stato tirato un ballo quest'oggi. Però anche al regista è toccata questa cosa. Ci sta salutando calorosamente. E da lì, dopo ho sempre suonato, finché poi non mi sono iscritto alla Percento Musica a Roma. E lì mi sono diplomato, lì è diretta da Massimo Morricone, insomma bassista di Mina, e ci sono insegnanti come Zeppetella, Massari, cioè tutti i turnisti italiani di alto livello, è multistilistico, quindi lì studi dal jazz al blues al rock, io sono più rock e pop, nel senso non sono un jazzista, però dopo ho collaborato, anzi dimenticavo, perché io una grande mano la devo a Diego Perugini, perché lui è stato uno dei miei primi, prima di passare, ora ho saltato vari passaggi perché i miei primi insegnanti sono stati Lino Gorlero e poi successivamente Diego, che grazie a lui, insomma, è nata un'apertura pazzesca come la musica italiana, l'avevamo grazie a Stefano Giannotti, con il quale adesso, cioè la fortuna è stata che quando ero piccolo vedevo queste persone, che qualcuno ha qualche anno, non tanti più di me, altri magari sono più grandi, e adesso mi ritrovo a condividerci i palchi. Per me questo è importante, cioè a me non mi interessa il tour, la cosa questa, mi interessa che riuscire a suonare con le persone che stimavo e che stimo tuttora, nel senso che ero piccolo le guardavo così, che dicevo, se riuscirò mai a fare una cosa del genere, e non mi interessa di andare, di fare i mega giri. Io adesso sto bene, nel senso, mi piace, lavoro con i bambini, lavoro
lavoro, faccio, insegno alle scuole elementari, insegno in 3 scuole di musica. Mi piace stare sul territorio, sul mi piace territorio. Stare vicino. Tienila lì perché poi ho una domanda. Sì. Mi dispiace, ma il 30 agosto sarai con una persona che non hai mai stimato. Ma no, io ti ho stimato con me. Spoileriamo anche questa, ragazzi, il 30 agosto. 30 agosto. Ruzzi della Conca. Chiusi, chiusi, stiamo arrivando. Aspetta anche te, poi c'ha bisogno anche di un avvocato. Anche lui, serve l'avvocato. Perfetto. Bene, no, allora. Mi tocca dargli tasca mia. Comunque, ti pago io. Davvero? No, no. Non ti allontanare, Ale, scappare, che dopo vieni a salutarci. Teatro invece, sì. Qua abbiamo un attore, da quanto tempo sei attore e in quali compagnie locali? Perché noi con la Valdichiana abbiamo seguito il teatro quest'anno molto attivamente, quindi raccontaci un po'. Guarda, di te. Sì, questo anno a ottobre sono proprio 20 anni precisi che ho iniziato a fare teatro. La mia fortuna è che facevo i corsi di recitazione, ho avuto la fortuna di avere registi anche bravissimi tipo Alvaro Piccardi, Rosa Masciopinto, che mi hanno dato un certo indirizzo teatrale. E infatti c'è stato un momento in cui volevo fare il salto diventare professionista, perché andavo in giro insomma a fare spettacoli, soprattutto con Manfredi Rutelli, che è stato anche il mio regista. Quindi ecco. Anche il mio. Quindi, il mio regista è stato Manfredi Rutelli, mi ha lanciato lui. Tante persone insomma per questa passione per il teatro. Poi dopo però ho investito tanto nell'università e ho deciso di fare l'avvocato. E devo dire che però la cosa particolare che è successa è che la prima volta che ho messo la toga era come se fosse in un teatro. Sì, infatti quando dicono che gli avvocati sono dei bravi attori, devo dire che è vero. Lui è anche un grande. Non lo diciamo. Però, e devo dire ecco che queste sono state sensazioni, le stesse identiche sensazioni, infatti sono rimasto lì per lì scioccato, ma è incredibile. Ma sei anche un grande barzellettiere, vero? Sì, dopo facciamo una sfida. Dopo io vai accanto e farete una gag. Poi ho avuto occasione di girare con compagnie umbre di Perugia e ora attualmente sono con una piccola compagnia di Mogliano e stiamo portando in giro uno spettacolo. Ora vediamo, ora riprenderà la stagione a settembre-ottobre e ti vedremo nei teatri della Valdichiana. Valdichiana, ecco, vedremo. Tu insegni ai bambini, no? Hai detto. Yes. Secondo te, cioè, il loro approccio alla musica com'è? Come vedono la possibilità di lavorare in questo settore, se sogna qualcuno di diventare un musicista? Allora, la cosa bella è che vedo tutti i passaggi, perché io insegno all'asilo, elementari e poi dopo a crescere con le varie scuole di musica quando dopo vogliono imparare il proprio strumento. E tu vedi il primo approccio bellissimo che è proprio il gioco, no? Mm-hmm. Play, suonare, giocare. È proprio per loro è un gioco e cercano di starci dentro il più possibile. Poi man mano appunto crescono gli interessi vari, no? Per quello strumento piuttosto che per quell'altro. All'inizio sono tutti percussivi, all'inizio sono tutti sbattono, tutti vogliono sbattere qualcosa. E è meraviglioso perché gli dai questi cosi, loro picchiano come dei fabbri, quindi è bello. Poi man mano che crescono, dopo vengono da te e l'importante non è oltre che ovviamente levando tutto il piano didattico giustamente che il programma dei porta avanti, oltre quello l'interesse principale è riuscire ognuno di loro a, come ogni artista, una sorta di insoddisfazione che è male, certo. La crescita, riuscire a aiutarli a tirare fuori ciò che hanno dentro, ecco, quello è difficile. Sempre riuscire sempre a... Ho collaborato con diversi ragazzi che poi adesso qualcuno sta anche calcando dei palchi molto importanti e è stato sempre una cosa meravigliosa, perché poi ti affezioni, diventano dei figliocci e li ritieni tuoi pari, non più maestro allievo. Magari anche loro ti vedono come tu vedevi loro quando eri piccolo. Esattamente, è questo e ti ritroverai a suonare nel palco insieme a loro. Per me sarebbe un onore e un piacere. No, vieni di qua. Un onore, un piacere, come sicuramente come sarà con lui il 30 agosto. 30 agosto, guarda, te non sai in che problemi ti sei messo. Ecco. Te vieni? Certo che vengo. Te ci sei? Io ci sarò. L'avvocato serve sempre. Lui, il nostro regista. Il nostro regista deve venire per forza. L'importante è che porti. Te suoni 5 giorni dopo. La morettina. Claudia, la facciamo vedere la Claudia, possiamo farla vedere? No, è timida, non ce la fa. E tu sei passata anche ieri all'esame, ma vabbè.
Allora, Igor Massimiliano, io vi saluto, vi ringrazio di essere stati qua grazie con a voi. Ale, grazie di essere venuto anche te qua al Golf Club Valdichiana. Ma grazie a voi di avermi invitato. Volete fare una sfida di barzellette tra no. di voi? No, guarda, lui è imbattibile. Lui è imbattibile. No. Massi. No, no. Guarda, allora, io barzellette vecchie non sentite, ma come le sue, guarda, non la, è vero, perché le già raccontate? No, una sola, ma era una barzelletta un po' particolare. È sconcia? No. Se è sconcia non la possiamo raccontare. Allora, non è sconcia, però parla, io voglio fare gesti, parla, ecco, capito? Non si può ecco, fare va bene, allora, cioè, fa nulla questa televisione, ragazzi. Perché siamo pudici noi. No, no, le mie, questa è una barzelletta, a parte non le dico zozze perché le lavo la sera prima di andare a letto, ecco. Basta. No, questa frettata, ragazzi, chiudiamo. Posso invitarvi solamente 6, 7, 8 luglio all'Arts Rock di Chiusi. All'Arts Rock di Chiusi. L'Arts Rock 6, 7, 8 luglio, vi aspettiamo, Il 30 agosto. Il 30 agosto. Ruggi della Conca. Abbiamo fatto pubblicità a Chiusi. Ah, no, ce l'ho il microfono. Meraviglioso. Abbiamo fatto pubblicità a Chiusi. Ma che bel microfono che hai, ragazzi. Bellissimo. Allora, ringraziamo il Golf Club che anche quest'oggi ci ha supportato e sopportato. Grande. Noi vi diamo appuntamento con Giardino Valdichiana a venerdì prossimo. Tanti ospiti, tante sorprese, un po' come oggi. Grazie a tutti, grazie a voi. Adesso grazie aperitivo. Voi. Rimanete connessi con la Valdichiana e seguiteci. Ciao! Ciao!